Allora, calendari e le parole di Ibra alla presentazione del Milan Futuro. Sui calendari Milan-Torino alla prima giornata, poi Parma-Milan alla seconda, sfida molto evocativa a inizio stagione, riporta quel, mi pare fosse un 5-4 ai tempi di Pippo Inzaghi. Alla terza Lazio-Milan, e la terza di Lazio-Milan ci rimanda alla terza di Lazio-Milan della stagione di Yongon Lee, quindi una bella dose di scaramanzia. Alla quarta Milan-Venezia per testare il gioco open air di Francesco, e poi alla quinta arriva il derby. Alla quinta il derby, quindi subito un periodo infuocato. Poi, guardando bene il calendario, si nota una cosa, che diciamo la terza Lazio-Milan e alla quinta Inter-Milan, quindi un inizio abbastanza complicato. Dopodiché mi pare che il calendario comunque si distribuisca abbastanza bene. Arriviamo a Milan-Juventus alla tredicesima, e poi alla quindicesima Atalanta-Milan, poi arriviamo alla diciottesima Milan-Roma. Questo naturalmente per il girone d'andata, il girone di ritorno è inutile che lo guardiamo, tanto bisognerà vedere come si arriva a quel punto, e soprattutto ricordo che Juventus-Milan si gioca il giorno del mio compleanno, quindi vedete di non fare brutti scherzi al povero Rinaldino. Dunque Milan-Torino, Parma-Milan, Lazio-Milan, Milan-Venezia e Inter-Milan, l'abbiamo già messa a memoria questa cosa. Discorsi assolutamente inutili adesso, bene e male, il calendario fatto in un modo e altro, le devi affrontare tutte, quindi è inutile adesso stare a discutere su questa cosa. Quello che conta, lo sapete cos'è, è arrivare preparati all'appuntamento, quindi arrivare prima possibile con quello che dovrà essere pressappoco l'abbozzo della squadra titolare, perché l'esordio è con una squadra che ha un nuovo allenatore. La seconda giornata va sul campo di una neopromossa, quindi potrebbero esserci questi due meccanismi, però un nuovo allenatore ce l'abbiamo anche noi. Quest'anno ci saranno tanti nuovi allenatori in Serie A, quindi è probabile che per tanto ci sarà qualcuno che partirà forte, tanto ci sarà qualcuno che avrà bisogno di un po' di assestamento. Noi speriamo di essere nella prima categoria, perché se fossimo nella prima categoria potremmo, diciamo, arrivare al derby sperando che Fonseca si sia rivisto già da adesso tutti i derby passati, quindi speriamo, basta scemenze, non ho visto i derby, basta con quella cosa. Quello è il passato, non ci deve più interessare. Quello che ci deve interessare è il presente e il futuro prossimo, quindi il campionato, che oggi ha visto per l'appunto la sua partenza. Nel giorno dei calendari c'è stata anche la conferenza stampa di presentazione di Milan Futuro, ovvero il progetto Under 23, che è un progetto interessante, che è un progetto secondo me necessario. Io sono contento di questa cosa, non la vedo come la vedono altri, come ho letto un po' di commenti sul web, ma è una roba per distrarre dal... No. Allora, qua partiamo da una base. La base è: il progetto è molto interessante, sono contento che l'abbiano fatto. Adesso bisogna lavorare bene, cioè lavorare bene vuol dire costruire una squadra che possa competere in quel campionato. Il campionato lì, comunque, è un campionato di un certo livello, ecco, non altissimo ovviamente, ma di un certo livello, dove si gioca per risultati, per cose importanti. Quindi è sicuramente meglio della primavera, è sicuramente più utile della primavera, e può essere anche un bacino dal quale, diciamo, prelevare in caso di necessità o in caso di valore. Speriamo in caso di valore, non in caso di necessità, nel senso che quello che viene cresciuto e allevato lì, per quel che riguarda i giovani, deve essere poi una possibilità di valutazione di ragazzi che giocano in un campionato allenante. Ecco, mettiamola così. Le grandi squadre europee hanno tutti un'academy che lavora, dove si fanno tanti, sulla quale si fanno tanti investimenti, e quindi io credo che sia la strada giusta da percorrere. Naturalmente bisognerà fare le cose per bene, bisognerà avere soprattutto persone adatte alla valutazione delle capacità dei giovani. In questo senso alcune cose che ha detto Ibrahimovic le trovate assolutamente condivisibili e interessanti, e devo dire la verità che dopo tanto chiacchierare, dopo anche quella cosa che è stata fatta con lui, che vabbè, oggi si è parlato di calcio e lo si è fatto anche bene, secondo me, con le giuste dichiarazioni, chiaramente nell'ibraese, cioè nel linguaggio di Ibra, ma ha detto delle cose secondo me centrate. Alcune ad esempio di queste sono: tra primavera e prima squadra c'è troppa distanza. Io sono sempre stato d'accordo su questa cosa, il salto è troppo grande e quindi ci serviva questa cosa intermedia. Poi ha detto un'altra cosa interessante, è che tra Milan futuro, tra Milan prima squadra e Milan futuro si seguirà
la stessa idea, quindi si seguiranno quello che dice Ibra, quello che Fonseca farà in prima squadra lo farà anche in Milan futuro, deve essere la stessa filosofia. Anche questo è importante, aiuta a essere meno in difficoltà quando si fa il salto. Il problema è qua, dice una cosa sugli allenatori, dice una cosa che io assolutamente sposo appieno e che ho detto non più tardi di questa mattina, ma anche tempo fa. Il problema degli allenatori dell'Accademia è che pensano spesso ai risultati e andare avanti nella propria carriera. Per noi è importante avere allenatori che pensano alla crescita dei giovani. Punto e basta. Qui non c'è altro da dire. Questo dovrebbe accadere anche a livello federale. Non più tardi, ripeto, di questa mattina proponevo, così per chiacchierare, ma proponevo una situazione di allenatori federali nelle squadre giovanili. Quindi immaginatevi se io non posso essere d'accordo con questa cosa qui. Poi c'è tutto un discorso su Camarda, dove ci fa intendere, secondo me, che ecco, il ragazzo ha bisogno di fare qualche passaggio per verificare quale potrà essere la sua potenzialità. Cioè, Camarda adesso, tra i suoi pari età, spicca perché è forte. È forte tra i suoi pari età. Per diventare forte, e ci auguriamo tutti noi, perché è un nostro patrimonio, molto forte in futuro, deve fare ancora dei passaggi. E Ibrahimovic lo dice intanto che giocheranno con gli adulti, e questa è una cosa importante. Poi dice tutti pensano che sarà facile, ma non sarà facile, dobbiamo dargli tempo, deve crescere, dobbiamo prepararlo per arrivare in prima squadra, ci crediamo tanto, ma non sarà facile. Il discorso dei giovani è un discorso sul quale si sono buttate parole nel cesso in questi giorni a più non posso. La verità è che i giovani fortissimi, i barra fenomeni, salgono e giocano subito. Non è questione di Italia, Bulgaria, Grecia, Romania. Giochi, se sei forte giochi. Quelli che devi ancora capire se potranno diventare forti e arrivare alla prima squadra, c'è bisogno di aiutarli, perché da essere molto forti nelle giovanili e perdersi poi in prima squadra è un attimo. Ci sono migliaia di casi di giovani che sembravano il nuovo X, il nuovo Y, il nuovo Z, e quando sono arrivati in prima squadra, addio. Quindi è giusta questa attenzione, questa precauzione nei confronti di Camarda e anche degli altri, naturalmente. Non era possibile che il Milan non avesse un'accademia top, dice Ibra. Chi non giocherà in Milan futuro giocherà in primavera. Ha spiegato bene il progetto. Chi non giocherà in Milan futuro giocherà in primavera e anche in Youth League. Però dice, ma è più importante portare i giocatori in prima squadra che vincere la Youth League. Questo è fondamentale. Del 9 della prima squadra ne parleremo lunedì. Il vice Teo sarà Jimenez. E vabbè, qua poi tutto. Vabbè, qui boh, non so, dovrei ne ragioneremo un'altra volta su questa cosa. E poi basta, fondamentalmente, dice, parliamo solo quando abbiamo qualcosa da dire, senza fare promesse. Queste sono le parole di Ibrahimovic in questo inizio di avventura, che sarà un inizio di avventura bello, sicuramente, interessante, dal quale speriamo di trarre profitto, cioè dal quale speriamo di arrivare ad un certo punto a poter preparare dei giocatori adatti alla prima squadra, che possano diventare, se non i pilastri del Milan del futuro, ma almeno giocatori importanti. Che possa nascere, ecco, una nuova anche cultura, in un certo senso, della quale, anche sulla quale in questi giorni si sono spese parole al vento con programmi così che poi non hanno nessun riscontro nella realtà. Qui cominciamo a entrare un po' nel dettaglio, cominciamo a entrare nelle cose serie. Ora, l'augurio, ovviamente, è che tanto sembra bene essere partito questo progetto, tanto sembra un grande punto di domanda il progetto Fonseca. Cosa intendo dire? Intendo dire che sarà necessario intanto cominciare la stagione, ma lo ribadisco tutti i giorni di questa estate, è necessario fare una campagna acquisti adeguata alle esigenze dell'allenatore e della prima squadra per poter competere in un torneo che sarà probabilmente molto più competitivo di quello dell'anno scorso. Quindi quello che c'era l'anno scorso non sarà probabilmente sufficiente quest'anno per ottenere lo stesso tipo di risultati. Ci sarà più da combattere, lo dovremo fare con un allenatore nuovo, speriamo che possa integrarsi presto, che possa presto trovare sintonia in tutta questa gestione, e poi soprattutto, se posso ancora un attimo legarmi a questo discorso, speriamo che ci sia una chiara collaborazione e che non diventi un grande caos dove nessuno sa più dove andare a parare perché deve seguire 100 cose. Che ci sia un progetto chiaro, serio, per costruire questa cosa che è importante ed è molto buona, e la prima squadra, che
ovviamente deve essere il primo pensiero della nostra dirigenza.